Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Minecraft di Redstonia insieme a Jimmy. Oggi vi spiegherò due blocchi, l'osservatore e la hopper, detta anche tramoggia. Allora, perché tutti oggi in un episodio? Perché nello scorso avevo detto che ci sarà una nuova serie e non avevo contato anche la super trappola. Quindi io adesso vi spiegherò l'hopper, chiamiamolo così, e l'osservatore. Il prossimo episodio, questo qui, il sensore di luce solare, e nell'altro episodio poi ci sarà una super trappola. Allora, e poi dopo inizierà una serie che vi dico che sarà veramente fantastica. Allora, iniziamo subito con l'osservatore. Praticamente, guardate, sembra una faccina, guardate, sembra molto tipo seria, arrabbiata, boh. E con un dietro un tipo un sensore. Però noi, guardate, dobbiamo fare il prolungamento di redstone dove c'è il sensore rosso, quindi così e non così, guardate, non così, ma dall'altro lato. Come funziona? Quando un blocco verrà appoggiato, vedete, ha fatto un impulso, e quando verrà tolto farà un impulso. Quindi guardate, potrebbe essere una cosa molto molto carina, perché guardate, adesso proprio ci facciamo un congegno bello. Ok, guardate, perfetto. Guardate, io piazzo un blocco, aspettate, non si è spenta, ovvio, perché scusate, ecco raga, scusate, non capivo bene il perché bisogna mettere dei ripetitori, perché sennò è troppo veloce l'impulso che la torcia non si riesce a spegnere. Quindi guardate, ho messo un paio di ripetitori qui e un ripetitore, tutti al massimo ovviamente, un ripetitore qui. Guardate, adesso piazziamo il blocco e si chiude e poi si riapre subito con un pochino di ritardo. Guardate, sempre stessa cosa, però proviamo a farlo senza ripetitori, a parte quello lì che spegne la torcia. Guardate, viene comunque uguale. Oppure se mettiamo a 2 è ancora più veloce, guardate. E se lo mettiamo a 0, proviamo, non si fa, vedete, troppo veloce l'impulso. Minimo a 2 tick bisogna farlo. Quindi è veramente molto semplice la funzione di questo osservatore. Infatti non c'è molto da dire, perché guardate, rileva. Ma io adesso ho messo la terra, che potrebbe essere, guardate, testa di creeper, vedete, un blocco, diciamo un... Adesso guardate, proviamo a mettere qualsiasi altra cosa, un arbusto, vedete, ogni blocco piazzato davanti, guardate proprio. Cosa posso mettere? Questa qui, dai, la canna del limite, guardate, va con ogni blocco, andata, cioè quando uno piazza. Guardate, c'è anche la freccia per aiutarvi a dire che l'impulso va in quel lato, e niente. Quindi veramente è molto facile l'utilizzo di questo distributore. Io adesso ho fatto così, che se qualcuno tipo, facciamo così, ecco, guardate, del ferro così, uno distrugge, poi magari sotto un attiva dei pistoni, potremmo fare più o meno così nella prossima puntata. Ovviamente le nostre trappole sono tutte di lava, ovviamente, perché è il modo più comune per far morire gli avversari. Ok raga, dopo la spiegazione adesso dov'è, l'ho persa, vabbè, ecco, dopo la spiegazione dell'osservatore passiamo alla tramoggia, oppure hopper. Allora, come funziona l'hopper? Guardate, intanto è uno strumento così, che allora potete leggere anche la descrizione in alto, però ve lo spiego più al dettaglio io, perché praticamente questo strumento, guardate, è proprio la forma di una tramoggia,
ha 5 caselle. Che cosa fa questa tramoggia? Allora, un contenitore serve. Quindi adesso io ho preso la cassa, come adesso tanto la canna non ci serve, potremmo, guardate, prendere un jukebox. Sapete che col jukebox non l'ho mai provato, però lo proviamo insieme. Oppure una scatola di shulker, che anche questa qui, guardate, è un contenitore. Come funziona? Allora, praticamente dobbiamo mettere con shift, ovviamente per non aprire, aspettate, ecco, questa tramoggia. E che cosa fa? Noi dobbiamo metterci l'oggetto dentro, sparirà e andrà nella cassa. Veramente anche questo qui è molto semplice come concetto, ma guardate, anche se io glielo lancio, va comunque dentro la cassa. Però un'altra funzionalità, uno può fare i travasi, diciamo. Guardate, sempre con shift, perché sennò lo aprite. Guardate che roba abbiamo fatto. Questa tramoggia, allora, l'oggetto che lanceremo andrà in questa, che andrà in quella, che andrà in quella, fino ad arrivare alla cassa. Proviamo subito a lanciare la pietra rossa e zac! Veramente facilissimo come concetto. Però un'altra, tanto distruggiamo tutto, un'altra caratteristica della tramoggia. Allora, le tramogge possono andare non solo in verticale ma anche in orizzontale facendo così. Però dovete sempre guardare dove andranno, perché così, guardate, ne ho fatto un piccolo circuito, ovvero qui noi, ovviamente, tipo se miriamo lì, dovete guardare così. Se noi l'appoggiamo qui, andrà in quella direzione l'oggetto, e ovviamente se lo facciamo da così andrà in quello. Vabbè, comunque guardate, gettiamo ed è comunque arrivato nella cassa, perché guardate lì sotto, quello, l'oggetto arriva quello, poi arriva quello, arriva quello, arriva quello, e questo qui lo trasmette dentro la cassa. Però allora proviamo anche con la scatola shulker. Se non sbaglio, dovrebbe andare anche con questa. Ah, è vero, non si può aprire. Sì, comunque sì. Sì, perché però è scomodo che non si può aprire per sotto le cose. Comunque guardate, se noi adesso, ok, ci mettessimo dentro un po' di oggetti, tipo pietra, 64 di pietra. Guardate come farà. Dun 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 dun, due alla volta va. E tanto questo qui, guardate, sta accumulando. Ok. E poi alla fine dovrebbe andare. Guardate, intanto qui ha lanciato tutto e ora dovrebbe appunto inserirli dentro la scatola shulker. Veramente può, con queste tramogge si possono creare dei circuiti automatici veramente fenomenali. Vediamo, hanno finito e voilà! La nostra pietra è stata versata anche in miniera. Tutti i diamanti li appoggiamo qui e poi con un grosso sistema andranno a finire nella nostra casa. Poi, giusto per curiosità, come si craftano tutti questi oggetti? Ma tutti, quelli di Redstonia? Lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Perché il sensore di luce ovviamente sarà molto molto banale da creare. E non in quello della trappola, perché saremo impegnati appunto a farla. Nel prossimo episodio quindi aspettatevi anche tutti i crafting di questi oggetti. Possiamo anche fare la prossima volta il beacon. Oppure raggio. No, però non c'entra con la pietra rossa, quindi no, magari vi posso dare un inizio prossima serie. Chi lo sa, magari. Comunque, niente, io la tramoggia ve l'ho spiegata. Ah sì, dovevamo provare col jukebox. Allora, col jukebox ci prendiamo la nostra tramoggia. Mai la cassa, va bene. Proviamo, eh. Ovviamente col CD. Sarà, ovviamente per me non andrà. No, guardate, mi sa proprio di no. No, aspettate, intanto fa così. Proviamo col CD.
Ok, proviamo col disco 11, raga. Proviamo col disco 11. Va? No, raga. Purtroppo non va con le tramoie nel jukebox. In realtà non l'avevo mai provato questo, quindi non sapevo neanche io il funzionamento. Però l'abbiamo scoperto insieme. Funziona solo con due oggetti, il shulker box, quelli, col tavolo per incantesimi, no, il banco di distillazione. Dobbiamo fare tutti questi test, ragazzi. Divertente. Dai che ci... Ovviamente anche la cassa dell'end. La fornace sicuro andrà. Adesso proviamo. Facciamo proprio il test, guardate. Ok. andiamo. Mettiamo due tramoggi in ciascuno. Allora, proviamo a mettere, ovviamente. Tanto ci togliamo tutto. Una pozione di acqua. Facciamo una bottiglia d'acqua. Un libro incantato, ok, a caso, e del carbone e facciamo dei minerali, facciamo ferro e carbone. Ok, tutti pronti? Ferro, vediamo, sta andando, e sì, ragazzi, sì, il ferro sta andando a gonfie vele. Vabbè, adesso togliamolo, togliamo, perché vabbè, comunque abbiamo visto che funziona alla grande. Volevo provare anche col combustibile. Aspetta, adesso deve finire. Si sta riempiendo. Adesso aspettiamo un attimo. No, ragazzi, guardate, ho tolto il minerale di ferro, va solo nell'ingrediente. Vabbè, comunque anche una funzionalità se vogliamo inserire sempre del ferro. Seconda possibilità, questa qui per me non va, non funziona. No, appunto, perché sembra troppo strano e per me neanche questa funziona. Però sono tutti test che... no, appunto. Test no, test fallito. Soltanto il primo ha funzionato. Allora, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like oggi, quindi abbiamo ripassato... no, ripassato no, perché non li avevamo mai fatti insieme. La tramoggia e l'osservatore. Non dimenticate di... Ciao!